Questo progetto nasce dall'idea di coinvolgere la scuola, gli studenti, gli insegnanti, la struttura scolastica, diciamo così, in un percorso particolare di scoperta del territorio e fare in modo che i ragazzi adeguatamente preparati dai loro insegnanti possano uscire, scoprire dei luoghi, dei luoghi di bellezza, dei luoghi di storia, dei luoghi di cultura, dei luoghi, insomma, che caratterizzano il loro territorio e trovare il modo di aprirli, cioè di raccontarli. Quindi è un'esperienza di scoperta e di racconto. Noi siamo attivi in provincia di Como, quindi queste cose le stiamo facendo sostanzialmente nel nostro territorio, ma può essere applicato ovunque. Le esperienze di cui stiamo parlando, di cui parleremo adesso, si sono svolte nel 2022, quando hanno partecipato le scuole dell'Istituto Comprensivo di Valmorea e la scuola, diciamo, la secondaria di primo grado Parini di Como. Poi gli insegnanti racconteranno cosa hanno fatto, ma io di questo assolutamente volevo ringraziare prima di tutto gli insegnanti, perché se non ci fosse stata il loro coinvolgimento convinto, perché è proprio una questione di coinvolgimento, nulla sarebbe potuto succedere di tutto questo. Sembrano cose semplici, ma richiedono davvero, davvero anche inventiva. La nostra scuola, che è la scuola primaria di Albiolo, già da qualche anno partecipa al progetto Scuola in Cammino. Nell'ambito di proprio questo progetto, le nostre classi l'anno scorso hanno effettuato una passeggiata per le vie del paese alla scoperta un po' del nostro territorio. Siamo arrivati fino alla chiesetta di Sant'Anna, che è una chiesetta proprio situata nel nostro comune. Gli alunni hanno osservato l'esterno della chiesa e, ritornati in classe, abbiamo cercato delle informazioni su questa chiesa. Abbiamo scoperto che inizialmente la chiesa era stata costruita in onore di San Martino e i bambini hanno realizzato poi un video per presentare la chiesa a tutta la popolazione. Il dirigente, dopo aver visto questo video, ci ha proposto di entrare a far parte del progetto Orme di Bellezza in collaborazione con Ambra Garancini, e quest'anno, in occasione della festa di San Martino l'11 novembre, la classe quarta ha organizzato una rappresentazione teatrale per raccontare la leggenda di San Martino. La classe quinta ha recitato la poesia San Martino di Carducci. Diciamo che è stata un'esperienza molto significativa per i bambini, perché oltre al prodotto finale abbiamo proprio cercato informazioni su questa festa e sulle tradizioni legate a questa festa anche negli altri paesi europei. E quindi è stata organizzata questa serata, durante la quale è stato offerto il classico pane di San Martino, è stata fatta una camminata per le vie del paese con le lanterne, e quindi i bambini comunque hanno potuto conoscere degli aspetti del proprio territorio, ma anche degli aspetti della tradizione europea legati a questa, a questo santo, a questa festività. Furelli, che, come dire, è il punto di partenza di un progetto che coinvolge un po' tutto l'istituto. Quando abbiamo conosciuto Ambra e la rete Scuole in Cammino, eravamo in tempo di Covid, quindi durante la pandemia, soffrendo molto, come dire, il limite dell'aula, cioè il fatto che non si potesse, come dire, sfruttare momenti di apprendimenti al di fuori dell'aula e poi con tutte le limitazioni che abbiamo avuto.
Diciamo che la proposta del progetto ha trovato il nostro accoglimento perché, primo, ci ha permesso di guardare avanti in una prospettiva, come dire, di miglioramento di tutte queste limitazioni. E secondo, perché ha messo un po' insieme due valori in cui noi crediamo, cioè il territorio e la comunità. Quindi la comunità scolastica, nel senso più ampio, coinvolgendo anche le famiglie, e il valore del territorio in cui noi viviamo. Quindi, senza pensare a uscite didattiche con pullman piuttosto che con mezzi di trasporto per andare lontano, abbiamo, come dire, valorizzato quello che ci stava attorno, imparando a conoscere meglio il nostro territorio dal punto di vista naturalistico, culturale, storico, artistico, insomma tutti quei valori che abbiamo e viviamo quotidianamente, ma che poi magari non, sui quali non ci siamo soffermati. Questo è stato, come dire, il punto di partenza. Da lì sono uscite, sono scaturite tante belle iniziative alla scoperta dei nostri luoghi e soprattutto, come dire, il gioiellino che appartiene, il gioiellino storico, artistico, che appartiene un po' al nostro istituto comprensivo, che è questo edificio religioso della chiesetta di San Martino, che si trova nella San Martino e Sant'Anna, che qui abbiamo questa duplice denominazione, che appartiene appunto al territorio dell'istituto comprensivo. L'idea era buona di per sé, quindi è ovvio che da parte delle insegnanti, diciamo, c'è stata subito corrispondenza, perché fa parte della loro, come dire, della loro attività, della loro professionalità, quella di valorizzare il territorio e comunque di imparare anche facendo, non solamente rimanendo sui libri. Quindi, diciamo, l'occasione di incontrare questi ideali con qualcosa di concreto che è stata questa chiesetta, diciamo, si è rivelata, diciamo, l'occasione giusta quando, sempre attraverso Ambra Garancini, ci è stata proposta l'adesione a questo evento di Orme di Bellezza, quindi la valorizzazione della chiesa e quant'altro. Io lo confesso, non ho partecipato a questo evento, non per volontà ma per possibilità, ma la cosa che mi ha colpito è che quei giorni mi trovavo in Portogallo e nelle scuole che abbiamo visitato in Portogallo questa ricorrenza di San Martino è quasi una, come dire, una festa nazionale, e a volte le distanze servono anche per unire, non necessariamente per allontanare, e ho ritrovato in questo, come dire, un valore aggiunto, cioè il fatto di trovarmi lontano, ma in fondo di scoprire che abbiamo radici comuni, e questo l'ho trovato, dal mio punto di vista, una cosa molto positiva. So che la serata e, come dire, l'evento ha suscitato grande attenzione e interesse da parte dei bambini, da parte delle famiglie, ma è stato anche un momento emozionante. Basti dire che la maggior parte dei commenti che ho mi sono stati riferiti e detto come sono stati bravi questi bambini. E dietro lì ci sono le insegnanti che hanno lavorato, quei valori che, di cui parlavamo prima, cioè tutte quelle quegli aspetti di cui la scuola si deve fare un po', come dire, il punto di attrazione, insomma, deve essere un po' il fulcro attorno a quale ruota tutto questo. Come ho detto, le insegnanti sono sensibili già per il loro lavoro rispetto a questi temi e, come dire, l'evento non poteva che essere di successo perché proprio era la realizzazione di un percorso, di un lavoro che poi è stato condotto veramente con molta professionalità e direi anche con molta passione, ecco, oltre al divertimento c'è anche una passione di base, e i bambini danno sempre il meglio di se stessi in queste occasioni perché vivono e sentono queste emozioni che noi, diciamo, condividiamo con loro. Quindi per me l'incontro con Ambra è stato del tutto casuale, però devo dire una casualità che ha portato solo un grande beneficio alla nostra scuola. I bambini ogni tanto passando da classe in classe chiedo, ma voi avete, cioè, perché mi piace anche l'idea del cammino legato al percorso scolastico, no? Quindi, diciamo, una metafora che alla fine va bene proprio alla scuola, quella del cammino. E chiedo, ma voi sapete
che la nostra scuola fa parte di una rete che si chiama Scuole in Cammino, che organizza degli eventi, eccetera, eccetera, che dice sì, sì, sono le passeggiate che facciamo. Dice, ma le passeggiate a che scopo? No, perché impariamo tante cose del nostro territorio. E sono bambini, in maniera semplice, però hanno colto l'essenzialità del nostro lavoro. Grazie ad Ambra c'è stato anche il coinvolgimento di esperti, di formatori, insomma, che hanno guidato un po' la serata, e anche uno storico locale, diciamo, che ha illustrato a chi ha partecipato anche, come dire, il valore artistico e storico di questo luogo, di questa chiesetta, che veramente è un unicum, ma un unicum che, come dire, che dovrebbe attirare anche dal fuori del nostro territorio, tanto è ricca e preziosa. Iniziare a farla conoscere ai nostri fosse il primo passo per poi dopo, diciamo, attirare anche dall'esterno. Il concetto fondamentale è che davvero devi uscire, devi camminare e devi scoprire, perché se non fai questa operazione non scatta neanche l'orme di bellezza. Infatti si chiama orme di bellezza proprio perché devi camminare per arrivare a questa bellezza. E sono proprio orme, possono anche essere cose piccole, perché questa chiesa è piccola. E dice, oh, ma ho fatto questa scena per questa chiesa qui, è bellissima, piccola, no? Ed è appunto il gioiellino, quindi sono orme di bellezza che magari altrove tu trovi in una maniera più eclatante, no? Cioè, se vai a Roma è inutile che ti sto a dire cosa si trovano, ecco. Ma qui veramente è in gioco la scoperta da parte dei giovani, dei giovanissimi, dei piccoli, che scoprono il bello intorno a loro. Il nostro compito, quello di educare anche queste generazioni che sono ormai abituate molto al virtuale, quindi anche il tempo libero lo passano sempre sugli schermi, a guardare invece quello che hanno attorno e che possono visitare fisicamente. Io penso che questi bambini passano quotidianamente magari davanti a questa chiesa e mai pensavano che questo edificio racchiudesse tanta bellezza. Questa è stata un'occasione anche per fargli apprezzare davvero quello che hanno sul territorio vicino a loro e che non immaginavano nemmeno potesse racchiudere tanta bellezza. E questo penso sia stato uno dei compiti più importanti di questa iniziativa, anche fargli scoprire davvero quante cose belle possono vedere non solo attraverso uno schermo, ma anche proprio visitandole fisicamente e prestando attenzione anche proprio a quello che li circonda. Penso che una lezione su San Martino non avrebbe ottenuto un effetto invece così, come posso dire, così coinvolgente come è stato invece immedesimarsi nei personaggi, nel fare la recita. Ognuno di loro si è sentito anche importante, quindi è stato anche una valorizzazione e un accrescimento della loro autostima, e sarà un'esperienza che rimarrà sempre, perché sono quelle cose che praticamente ti coinvolgono e lasciano il segno. Rispetto al discorso delle immagini, volevo sottolineare questo aspetto, che è vero che nel web in generale le immagini digitali sono molto belle, ma, come dire, la fruizione è una fruizione a volte limitata nel tempo. E magari troviamo tantissime cose belle, non è che sono brutte, però diciamo scorrono via velocemente. Il recuperare questa immagine della chiesetta di Sant'Anna, di San Martino, e diciamo questo lavoro ha permesso di, a mio modo di vedere, ha permesso di, come dire, soffermarsi, riflettere e soprattutto scoprire dei dettagli. E questo è il valore aggiunto, no? La scoperta dei dettagli, perché questi dettagli ci danno la restituzione del significato delle cose, della cultura che appartiene a questi luoghi, e soprattutto, diciamo, ci fanno imparare. Quindi non è un'immagine che scorre davanti al nostro video, è qualcosa che è rimasta lì per secoli e questi dettagli hanno insegnato a tante generazioni e insegnano ancora a noi. Ecco, questo credo che sia il motivo per cui questa visita, questa esperienza, questa attività ha lasciato anche dietro di sé tante emozioni, tante esperienze, come dire, tanto
condivisione di buone pratiche che poi hanno arricchito anche il nostro lavoro. Ci tenevo a precisare questa cosa. Poi devo dire che le insegnanti della scuola primaria in particolare sono sempre tutte molto disponibili all'innovazione, fanno meno fatica rispetto a quelli che insegnano nelle scuole superiori. Non è un merito o un difetto, è proprio una caratteristica dell'insegnamento, perché i bambini, diciamo, sono tutti diversi e imparano in questo momento, quindi bisogna adattarsi molto a questa varietà, che magari poi, diciamo così, è più sfumata nella crescita. Devo dire che in generale, conoscendo un po' meglio l'ordine di scuola, soprattutto delle scuole primarie, c'è molta ricezione rispetto all'innovazione, perché proprio è una caratteristica dell'ordine di scuola. Noi siamo dell'Istituto Comprensivo Combo Centro Città, siamo nella seconda di primo grado. Allora, rispetto a tutto quello che è stato detto, il nostro è stato un percorso un po' diverso, perché orme ne abbiamo fatte poche, perché noi abbiamo giocato in casa, nel senso che noi abitiamo un monumento e i ragazzi non lo sapevano. E quindi questa è stata veramente l'occasione per far vedere la nostra scuola con occhi diversi. La nostra scuola è un monumento razionalista progettato da Tidio Terragni, che è il fratello del più famoso Giuseppe Terragni. Quindi in città la maggior parte delle opere conosciute è quella di Giuseppe, di Tidio molto meno. I ragazzi, noi abbiamo lavorato in simbiosi, io e la professoressa Schiera, io sono insegnante di arte, lei è l'insegnante di tecnologia. È stato molto bello perché abbiamo mescolato due classi, cioè ci siamo mescolati gli alunni, li abbiamo divisi in squadre e ogni squadra aveva un compito ben preciso. Quindi c'è stata la squadra dei curiosi, che doveva andare in giro per la scuola e vedere questi dettagli di cui parlavate, no? Questi particolari che magari non si notano in prima battuta, ma che osservati meglio ci si interroga su che cosa sono. Per esempio, nella Tidio Terragni aveva progettato degli appendini e dei portombrelli con sotto lo scolo per l'acqua, no? Però se uno non si sofferma a vedere che quel buchino è effettivamente lo scolo per l'acqua, è chiaro che non lo nota. Esatto, oppure lo usano in un'altra maniera. Poi c'è stato il gruppo dei progettisti. Siamo partiti da problematizzare proprio l'edificio, quindi partendo dalle sue problematiche, arrivando a metterlo, a valorizzarlo e a metterlo in risalto per quelle che erano le caratteristiche meravigliose di partenza. Quindi i ragazzi si sono prodigati a cercare quali fossero le fragilità, dalle infiltrazioni, i cedimenti, a poi rivedere un attimo il progetto e anzi, addirittura a un certo punto, ti ricordi, Daniela e Ambra facevano anche proposte alle autorità che sono intervenute dicendo ma perché non attrezziamo il giardino? Cioè, si sentivano proprio padroni di questo edificio, cioè non era la scuola, il contenitore che viene di solito considerato, ma era un po' come se fosse casa loro. Poi c'è stato il gruppo che ha studiato bene per poi proporsi come cicerone quando è stata aperta la scuola al territorio. Quindi in questo caso non siamo noi che siamo usciti, ma sono gli altri che sono entrati. Sono stati accolti, i ragazzi sono stati fierissimi del lavoro che avevano, sono stati serissimi nel portarlo avanti e adesso dovranno, queste erano due classi terze, e adesso dovranno istruire altre classi per poter riaprire nuovamente in una seconda battuta la scuola alla cittadinanza, e quindi faranno promotori e passeranno il testimone di questa esperienza ad altre classi. E poi c'è stata anche una ragazza bravissima che ha creato una graphic novel sulla costruzione della scuola. E quindi insomma abbiamo un po' lavorato tutto tondo, è stato un mese, perché è stato un mese, sono state otto ore, perché poi concentrate, abbiamo lavorato fitto, però il risultato devo dire è stato entusiasmante. Questa esperienza l'hanno potuta fare solo queste due classi, però tutti si devono rendere conto e devono conoscere, e quindi però è giusto che lo facciano i ragazzi con i ragazzi, no? Adesso tocca a loro
raccontarlo agli altri, perché tra di loro si intendono di più, parlano lo stesso linguaggio, non è anche una trasmissione che forniamo noi, ma è proprio un peer tutoring, un lavorare alla pari, un parlare, no, sono stati emozionanti e si sono emozionati, e anche noi, devo dire, il giorno dell'evento dobbiamo ringraziare Ambra, perché è stato un momento bello, soddisfacente, ma nel vedere la loro gioia, ecco, non per sempre arrivare al prodotto, alla valutazione, a quello che è un po' il nostro iter progettuale. Invece era proprio una festa, alla fine ecco, era una festa e loro erano i protagonisti di questa festa assoluti. L'entusiasmo dei bambini quando hanno finito la loro rappresentazione, vedere la loro gioia, è stato veramente bello. È stato bello partecipare e condividere con loro questa cosa, sicuramente. Poi è stato detto tutto, quindi questo ci tenevo a dirlo, sì. È stata una bella sfida sia per i bambini che anche per noi insegnanti. Alla fine sono stati bravissimi. Quella sera lì è stato anche un momento di incontro e niente, tutto bello, è andata bene e da riproporre sicuramente. Devo riprendere un pochino il discorso riguardante i bambini, questi bambini di oggi che spesso stanno davanti a un device, quindi magari non ci si aspetta da loro un entusiasmo nel confronti di attività di questo genere. In realtà è l'esatto contrario, cioè i bambini si mostrano veramente entusiasti davanti a queste proposte, partecipano molto volentieri, sono poi, come diceva anche la professoressa, come dicevano le colleghe, sono molto felici, orgogliosi quando possono appunto o fare una rappresentazione o nel caso della mia quinta recitare una poesia davanti ai loro genitori,
costruire, perché hanno costruito una lanterna di cartone, poi hanno fatto dei cartelloni con le immagini dei 12 apostoli, fatti tutti con palline di carta velina, che ha richiesto un lavoro lungo, cioè, eppure loro addirittura durante l'intervallo andavano lì a fare questo lavoro. Quindi questo dimostra come questi bambini hanno bisogno anche di queste, hanno bisogno di queste cose, perché la tecnologia sì, certo li attira, li appassiona, ma non per questo non sono attirati, appassionati per altre cose. È stato anche bello vedere il coinvolgimento dei genitori, perché naturalmente quella sera nella passeggiata e poi all'interno della chiesa, quando i bambini hanno recitato, quando poi c'è stato l'esperto che ha spiegato, che ha illustrato, diciamo, le bellezze della chiesa, ovviamente c'erano anche i genitori, e mi è sembrato proprio di cogliere un entusiasmo anche da parte loro, ed è stato un avvicinamento naturalmente alla scuola, un avvicinamento positivo. Il desiderio è che di tutto questo resti traccia, quindi che l'orma resti, perché come è stato detto giustamente prima da una delle maestre, queste cose hanno lasciato il segno, ma lasciano il segno veramente, perché noi l'abbiamo fatta anche con i ragazzi del liceo. Quello che resta è in effetti in loro l'idea di avere fatto qualcosa che gli è servito, che gli ha lasciato una traccia. Quindi l'orma è anche effettivamente quello che resta dentro nei bambini, nei ragazzi, quello che resta dentro negli insegnanti e magari anche quello che resta dentro nelle attività dell'associazione, come ricordo di quello che ha potuto fare, diciamo anche come attività di crescita di tutto il territorio, perché lo scopo di associazioni come la nostra è questo, non è di crescere noi e di arricchire l'associazione, perché noi siamo un'associazione di volontariato, ma è quello di lasciare un segno positivo nel territorio. Si chiama utilità sociale, ma non è solo quello, è proprio una crescita culturale del territorio, qualcosa che resti. Poi chiaramente tutte le cose sono labili, non è le orme eterne, non le vedo proprio, no, ma parlando delle piramidi magari, però non sono eterne neanche loro, perciò. Però effettivamente qualcosa deve, è bello che resti e mi sembra che possa restare. Trovo anche molto positivo questo momento di incontro in cui le due scuole, che senza conoscerci precedentemente, però in questa attività hanno trovato, come dire, una comunione, un'unione. Questo fa apprezzare un po' il nostro mondo, che non siamo poi così diversi. La scuola è un grande contenitore, ma dentro la scuola poi andiamo tutti nella stessa direzione. Personalmente mi fa molto piacere, lo trovo proprio il valore del fare scuola. Quindi ritrovarci e parlare di scuola non è tanto, come dire come siamo stati bravi, ma ritrovare anche entusiasmo in quello che facciamo. Quindi questa condivisione che ci aiuta poi ad andare nella direzione giusta. Senza conoscerci, abbiamo entrambi, siamo della stessa provincia, ma siamo di due ordini di gradi diversi, però, come dire, il valore comune del valorizzare il territorio, la comunità, il coinvolgimento, è un valore che appartiene a tutto il mondo della scuola. Quindi ritrovarci anche in questo momento, diciamo così, di verifica, chiamiamolo, di condivisione, però diciamo è un valore aggiunto proprio del nostro lavoro, che magari ha tante fatiche, ma anche delle soddisfazioni che altri non hanno. Perché con le persone, diciamo, si può costruire veramente qualcosa di grande. Di tutto ciò, però, dobbiamo sottolineare che quella che ci crede veramente tanto in questo lavoro è proprio Ambra, in questi valori, perché la sua associazione se li porta dietro tutti e non è solo legata alla scuola. Anzi, quando la scuola incontra il mondo dell'associazionismo, in fondo, diciamo, la nostra è una preparazione a quei valori che diventano poi la quotidianità delle associazioni.
se crediamo che, come dire, stiamo facendo crescere dei cittadini del futuro, in fondo, diciamo, l'associazione e la scuola sta lavorando proprio in questa direzione, nel creare una mentalità nuova e un mondo migliore con dei cittadini più consapevoli della loro, come dire, del loro ruolo, del loro, dei loro diritti, ma anche, diciamo così, di quello che gli aspetta il loro futuro. Ecco. Quindi il senso di appartenenza al territorio, insomma, adesso non voglio aggiungere tutte cose che avete già detto tutti, però, diciamo, ci incontriamo e questo valore aggiunto lo devo proprio dare ad Ambra, che con questa sua rete, che non è solo la rete delle scuole in cammino, ma Jubilante, Forme di Bellezza, cioè sta costruendo un valore che si sta, come dire, distribuendo sul nostro territorio, e credo che questo sia proprio da sottolineare e da ringraziare.